Buongiorno, io sono Kyoko e oggi faremo un tutorial su PMX che mi è stato richiesto da GirlGamer97Osu. In questo tutorial impareremo come si cambiano le texture a un model. Io in questo tutorial userò la versione giapponese, in quanto la ragazza ha la versione giapponese, quindi per aiutarla e facilitarla, visto che prima usavo la versione inglese e lei non andava, ho detto guarda, scarichi quella giapponese, è andata, quindi la devo usare piuttosto quella giapponese. Allora la apriamo e andiamo a caricare un model. Ora io ho un model che ha delle texture mancate, cioè non mi prende delle texture, ho sbagliato, scusatemi, devo cliccare quello sotto. Amnesia, la piccoli lapsus. Come vedete, a questo model mancano le texture della faccia. Una cosa importante. Aspettate che passa il bus. Ok, una cosa importante per le texture, diciamo soltanto, una cosa importante è il fatto che le texture che noi vogliamo andare a inserire nel nostro model devono essere presenti nella cartella del model. Quindi vedete se magari manca qualche file, eccetera, ok? Poi, ora andiamo nella piccola interfaccia di PMX, la chiamo così, e clicchiamo il quarto mattoncino. Rettangolo, via, il quarto rettangolo, che sarebbe il material nella versione inglese. A regola ci dovrebbe essere scritto in quella giapponese, almeno sul PMD, non PMX, ma però qua no, però pace. E ora andiamo a inserire la texture della faccia. Ci sono due modi, due metodi, scusatemi, quello alla PMD e quello alla PMX. Quello alla PMD, cioè il metodo vecchio, consiste, scusatemi, nel fatto di reinserire il nome della texture più il formato nella barretta con scritto a capo texture, ovvero texture, quindi questo. O se no c'è un altro metodo che sarebbe questo qua. Andare su questo quadrettino blu, fare open, aprire la texture, fare cambia texture, rigiare sì, e così via. E così viene messo davanti. Ora velocizzerò le. Ed ecco fatto, ovviamente salvate il model. Questo è il tutorial, io vi saluto e se avete domande o problemi ovviamente scrivetemi nei commenti. Ciao!